primo elemento è l'amore, il secondo è la mappa e il terzo è il computer. Sono Fabrizio, l'agente di viaggi. L'amore normalmente contraddistingue le giovani coppie che decidono di sposarsi e quindi di conseguenza decidono anche di fare il loro viaggio. È un viaggio che richiede la consulenza di un professionista e normalmente è un viaggio che comporta un investimento da parte degli sposi importante e quindi per un'agenzia di viaggi diventa un target di estrema importanza ma anche di estrema pubblicità, perché normalmente chi si sposa fa il viaggio ai nozze e poi riporta il proprio viaggio anche a tutti i conoscenti. La mappa è sicuramente un punto di riferimento, è racchiuso anche il desiderio innato per chi fa il nostro lavoro di potersi dedicare anche alla visita di questo splendido e meraviglioso mondo a cui apparteniamo. Ho iniziato a lavorare quando ancora non esistevano i computer e quindi facevamo tutto telefonicamente o via telex, esisteva il telex allora, e il computer chiaramente è stata un'innovazione tale che per il nostro lavoro ha significato una vera e propria rivoluzione. Intendo anche tutto il discorso legato ai social, alla comunicazione che diventa istantanea, e questo chiaramente per noi ha voluto anche dire doversi adeguare, quindi doversi formare su tanti aspetti che magari all'inizio non erano di nostra competenza. Per fare questo tipo di attività non è sufficiente avere amore per i viaggi, che è chiaramente necessario, ma sicuramente oggigiorno una professionalità adeguata è assolutamente necessario, in quanto il mercato globale è sempre più difficile da affrontare e ha sempre maggiori richieste anche di cose specifiche. L'attività dell'agenzia di viaggio necessita di continua promozione e può essere svolta in più maniere. La cosa importante è cercare di individuare anche un target verso cui orientarsi, perché la specializzazione che è sempre più richiesta è anche sempre più importante da un punto di vista di focalizzare l'obiettivo della propria attività. Fondamentale per la nostra attività è la curiosità, che può essere di molteplici aspetti: la curiosità del vedere nuove destinazioni, la curiosità di entrare in contatto con nuovi popoli, con nuove abitudini, con nuove dimensioni proprio. Questo si può fare non solo andando in giro per il mondo, ma può essere anche nel luogo in cui si vive. Ad esempio, noi abbiamo attivato da qualche anno a questa parte, tramite la nostra collega che è anche guida ufficiale di Firenze, tutta una serie di percorsi, di attività all'interno della nostra città, che offre talmente tante cose che sono veramente un numero impressionante. La curiosità apre assolutamente finestre sul mondo, non solo quello della mappa, ma sul mondo reale, anche quello che viviamo tutti i giorni.